Ciao, sono Marilena di Macchine per Cucire De Minne e oggi vi voglio presentare una macchina per cucire artigianale, industriale. Di solito siete abituati a vedermi recensire le macchine domestiche, ma questa è una macchina particolare. Si chiama Jack A4E ed è una macchina che consiglio non solo per chi ha una produzione, ma anche per una lavorazione domestica quando si vuole una macchina veramente resistente. È una macchina lineare, il che vuol dire che ci fa esclusivamente cucitura diritta, ma di una qualità meravigliosa, in quanto le macchine lineari hanno la barra ago bloccata e quindi non potrà esserci oscillazione di ago, la cucitura verrà perfetta su tantissimi tessuti. Nonostante sia una macchina industriale, è una macchina molto tecnologica e semplicissima nell'utilizzo. La prima sorpresa è questa. Ciao, benvenuto su una macchina per cucire Jack. Ti auguro un buon lavoro. È una macchina che effettivamente ha i comandi vocali in italiano che ci spiegheranno esattamente per ogni funzione cosa serve. Quindi quando andremo a schiacciare i vari Numero tastini, segmenti. la macchina ci spiegherà esattamente cosa fare. Ok? E ogni volta che andiamo a selezionare un punto, la macchina tornerà a spiegarci ogni funzione e quindi sapremo Cucitura libera. esattamente che cosa stiamo premendo. È una macchina. Cucitura libera. Rasa filo disattivato. Spento. Inizio francatura. Punto di infittimento iniziale. Posizione dell'ago alto. Posizione dell'ago basso. Piedino alto a fine cucitura attivo. Piedino alto a fine cucitura disattivato. Affrancatura a W. È una macchina che ha una bellissima luce LED, un grande piano di lavoro, è una macchina con motore incorporato, cioè non c'è un motore esterno, è già all'interno della macchina, questo ci permetterà di essere più versatili nelle eventuali riparazioni o manutenzioni. Infatti la macchina non dovrà, potrà essere portata direttamente da noi in assistenza oppure spedita tramite il suo imballo originale, senza dover avere per forza un tecnico che viene a casa. È una macchina che ha una bacinella per mettere l'olio Segmenti. Protezione esterna, dell'interruttore di sicurezza. ha i sensori che, come avete visto, quando vado a spostarla, muoverla, riconoscono che la macchina non è perfettamente pronta per l'utilizzo e quindi non ci fanno lavorare. È una macchina che arriva fino a 5.500 punti al minuto, però può essere anche limitata in modo tale da poter lavorare con calma, magari se vogliamo fare delle cuciture un pochino più precise, se non dobbiamo utilizzarla proprio per produzione. Parlavo della tecnologia della macchina, perché oltre alla voce, la macchina ha la saldatura automatica programmabile iniziale e finale, quindi potremmo decidere quanti punti fare di saldatura iniziale e di saldatura finale. Ha una regolazione della lunghezza punto tramite motore passo che ci permetterà di avere una qualità di punto incredibile e di avere una lunghezza punto fino a 0,1 mm, quindi anche cortissima. E ci sono delle impostazioni programmate di punti, diciamo, creativi. La macchina potrà fare anche delle cuciture triple, ripassate, distanziate anche da altre cuciture, diciamo, semplici. Questo ci permetterà di fare anche dei punti ornamentali, ma soprattutto, quello che mi piace, può fare delle ribattiture con filo sottile, parendo una lavorazione con filo grosso. Questa macchina non ha problemi, può lavorare tranquillamente anche con un filo di titolo superiore, non ci sono problemi, ma se noi lavoriamo no, no, normalmente con i fili domestici più sottili, possiamo utilizzare questo trucco per avere una cucitura ad un effetto un pochino più grosso. La macchina ha il tagliafilo automatico, alza piedino automatico, anche in questo caso, quindi la macchina alzerà e abbasserà il piedino automaticamente, ma ha anche la leva manuale per poterlo fare manualmente. In più ha la pressione del piedino regolabile manualmente, quindi potremo anche fare delle variazioni. Ha anche la programmazione di punto nel caso volessimo, per esempio, cucire delle etichette, quindi abbiamo delle cuciture da dover fare sempre della stessa lunghezza, è possibile programmarla in questo senso. È una macchina che ha veramente un ottimo trasporto, la consiglio per chi anche vuole fare delle cuciture su tessuti un pochettino più resistenti, delle borse.
anche a livello creativo su tessuti consistenti, che dove richiede una macchina che è veramente un trattore, non si ferma mai. La macchina è controllata dalla pedaliera, quindi potremo andare a regolare la velocità premendo la pedaliera, ma anche dandogli un colpo di tacco, la macchina ci taglierà il filo automaticamente, quindi non solo tramite pulsantiera, ma anche potremo regolare questo tramite il pedale della macchina. La macchina viene venduta con o senza il suo banco, comunque è un banco molto ampio di 120 cm, molto comodo, che potrà essere montato anche da voi. Abbiamo fatto un video proprio appositamente per poterlo andare a montare in autonomia, in modo che sia comoda anche la spedizione presso il vostro domicilio. Vi ricordo di chiedermi offerta personalizzata per questa bellissima macchina contattandomi allo 0437 94 30 62 tramite telefono WhatsApp o a info@macchineperCucireDemin e vi potrò aiutare con tutti i vari consigli anche per i piedini particolari che anche questa macchina industriale può mettere. Ciao da Marilena!